altri progetti che sono rivolti ai giovani, e nel senso che è partita da un'azienda, è l'azienda che ha ritenuto di dare un supporto, anzi meglio delle opportunità di crescita ai ragazzi, mentre solitamente, perlomeno per quello che è la mia esperienza, è il comitato regionale che si fa promotore nei confronti delle aziende per ricevere supporti. Quindi questo è un plauso che va fatto assolutamente alla Goldspan, anzi ed è doveroso. Peraltro anche l'impostazione, come è stato ben detto da Mirella, come ha detto anche Gabriella, l'impostazione, il format del progetto, di entrambi i progetti, è particolarmente innovativo ma aderente a quelle che sono le esigenze. Per quanto riguarda il campus, tra l'altro avevo fatto una visita ed ero andata a trovare le due ragazze, sono stata accolta da Danilo Scagnoli che mi ha illustrato, mi ha portato a vedere tutta la armonia con cui le varie iniziative venivano inserite nell'arco della giornata, e prevedere un percorso formativo di questo spessore e che abbraccia a 360 gradi la formazione del giovane, perché non si tratta solo di fare lo stage tecnico a cavallo, che è già di per sé importante, ma tutte quelle attività collaterali che vanno necessariamente integrate nella formazione del cavaliere, ma anche della persona, soprattutto finalizzata anche a creare un binomio con il proprio cavallo. E anche poi questo aspetto legato alla ranking trovo che sia stato un grandissimo stimolo, perché per esempio il feedback che la Regione Veneto, cioè i tesserati, gli istruttori della Regione Veneto hanno dato è stato elevatissimo. Abbiamo avuto veramente una richiesta di adesione numerosa, quindi ecco, è il territorio stesso che conferma la validità di questa iniziativa. Sì, credo che comunque è un'iniziativa molto importante, perché lo sport equestre sta crescendo, abbiamo sempre nuovi binomi, soprattutto anche dalla pandemia, credo che i numeri nelle rispettive regioni sono cresciute. Ci ha raggiunto anche il presidente Marco Di Paola, forse ci vuole raggiungere al volo? Sto vicino a te. Un po' timido? Benvenuto, presidente della FISE Marco Di Paola. Si può sedere qua, mi alzo io. Mai mi sarei permesso di far alzare una signora. Posso voler lasciare? Benvenuto presidente Marco Di Paola, il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri. Abbiamo appena detto che l'equitazione è cresciuta molto nell'anno scorso dovuto alla pandemia. L'equitazione sta diventando sempre più importante e di conseguenza anche queste iniziative come il Campus Masterclass, che gode anche del patrocinio della FISE. Certamente devo dire, quest'anno abbiamo avuto un incremento incredibile di tesserati, siamo a 170.000, nel 2017 eravamo a 91.000, e soprattutto l'abbiamo avuto nel comparto ludico e amatoriale, 110.000 tesserati sono soltanto su quel comparto. Questo significa che il cavallo piace tantissimo, la possibilità di condividerlo soprattutto nell'attività ludica consente di avere costi accessibili, perché con 20-30 euro l'ora si può fare sport equestre, ma sicuramente significa pure che le persone cercano, soprattutto per i loro figli, un'attività formativa extrascolastica, la cercano nello sport, e lo sport equestre riesce ad essere un momento importante di attività fisica ma anche di crescita, di educazione, di formazione, perché convivere con questo fantastico compagno ti insegna tantissimo, e quindi le famiglie stanno sempre di più apprezzando le doti del nostro sport. Esatto, e proprio questo progetto Campus Masterclass credo che sia un progetto, un format molto innovativo e molto importante, perché non si riferisce, non si concentra soltanto
sullo sport equestre, ma è un progetto che comprende diverse iniziative, come anche la formazione mentale, psicologica, la preparazione. Io credo che l'equitazione, così come l'abbiamo conosciuta in passato, dove un cavaliere sale a cavallo e va in gara, ormai si è evoluta e si apre a nuovi approcci, ed è molto importante che delle persone si possano anche, o hanno i binomi, hanno questa possibilità di essere preparati anche mentalmente, fisicamente, giusto? E voi della FISE siete d'accordo? E assolutamente ovviamente, sì. Sì, e c'è tanto supporto ovviamente anche da parte sia della FISE anche dei comitati regionali per questo tipo di progetti. Devo dire che una parte della crescita è sicuramente da attribuire ai comitati regionali, che hanno intensificato l'attività sul territorio e hanno sempre di più proposto il cavallo. Esperienze come quella della masterclass sono utili, perché nell'attività formativa che le famiglie cercano per i loro ragazzi, perché mentre la scuola dell'obbligo, già il termine obbligo ti induce a respingere, perché tutto ciò che è costretto e obbligato molto spesso i giovani lo respingono, lo sport è il momento bello. Riuscire a coniugare lo sport con l'attività formativa è importante. Noi abbiamo poi la cultura equestre, che è un aspetto peculiare, è un aspetto importante, è un qualcosa che aiuta i ragazzi a pure a sapere affrontare la vita, perché questo confronto con il cavallo, che è silenzioso, che tu devi sapere ascoltare, devi sapere interpretare, è un aspetto molto molto istruttivo. E quindi riuscire a creare oggi dei ragazzi che abbiano non solo doti sportive ma anche altri aspetti è fondamentale, e i comitati regionali, che qua sono rappresentati tutti in rosa, ci dicono pure che il nostro è uno sport molto paritario, dove le donne spesso e volentieri vincono nei confronti del sesso maschile, e quindi questa è una dimostrazione della rappresentanza. E poi abbiamo fatto un bel progetto, che le nostre presidentesse potranno parlarne, che si chiama Fearless Girl, Donne Coraggiose, dove stiamo cercando come federazione di incrementare le conoscenze non solo sportive ma anche dirigenziali, perché avere dei dirigenti donna nello sport è ancora un'eccezione. Gli sport questi forse sono quelli più rappresentati in questo momento, ma abbiamo tre donne coraggiose in gamba qui. Sì, infatti ha un po' interrotto il nostro salottino tutto al femminile, eravamo qua che stavamo infatti parlando un po' di queste cose. Clara Campesi, io so che anche lei è molto sensibile a tutti i discorsi che vanno un po' oltre al campo gara e al campo prova, infatti anche lo sviluppo emotivo, tutta la parte emotiva è un pochino più il dietro le quinte. Sì, come ha ben detto il Presidente poc'anzi, è un aspetto direi prioritario, cioè la parte legata alla sfera emotiva in senso ampio è alla base di un comportamento che è stabile, e quindi è chiaro che lavorare anche con la presenza del mental coach per poter in un certo qual modo insegnare, aiutare i ragazzi a gestire le proprie emozioni pre-gara, durante la gara, questo sono solo alcune, ecco, degli aspetti di positività, di utilità, insomma è una cosa fondamentale, perché poi le emozioni determinano il comportamento umano, che sia in una competizione sportiva, che sia un esame all'università, che sia in una qualunque, anche in una relazione di coppia, quindi veramente lo sviluppo della persona è una cosa che va seguita, e quindi le opportunità, come vedete, insomma, sia la federazione che aziende sensibili come Goldspan stanno cercando di fornire ai nostri ragazzi. Sì, ovviamente grande supporto da parte dell'azienda, da parte di Goldspan per i giovani binomi, ma ovviamente non sarebbe possibile senza il patrocinio della FISE e senza il vostro grandissimo e fantastico supporto per queste iniziative. Vi ringrazio tantissimo di essere stati qui con noi oggi, di aver partecipato, di averci raccontato un po' la vostra esperienza con Campus Life Experience e Campus Masterclass. Tra poco meno di 2 mesi ci sarà infatti un'altra edizione
edizione, sono aperte le iscrizioni, quindi chi ha voglia di partecipare a questo format veramente d'eccezione è invitato a iscriversi qui in fiera o online sul sito www.campus4live.com. E io vi ringrazio Clara Campese della Fise Veneto, Mirella Bianconi Fise Umbria e Gabriella Moroni Fise Marche, nonché al presidente Marco Di Paola della nostra federazione, per la vostra presenza. Grazie mille e buona continuazione. Grazie a voi. Grazie. Grazie.